tantissimo anche oggi, è arrivato il momento del nostro appuntamento con Formula S, dove andiamo ad approfondire l'argomento della medicina applicata allo sport. Esatto. Ricordiamo, questa è la settimana dedicata al tennis. E quindi di che malanno parliamo applicato al tennis? Di che potremmo parlare? Del gomito. Del gomito, cosiddetto infatti del tennista. Ne parliamo qua in studio con noi, con Francesco Franceschi, professore dal campus biomedico di Roma, dove insegna chirurgia artroscopica e specialista in ortopedia e traumatologia. Buongiorno. Buongiorno e benvenuto. Allora, parlavamo appunto del gomito del tennista, un'infiammazione dolorosa proprio del gomito. Tra le sue cause sono molto spesso i movimenti che interessano proprio lo sport del tennis. Intanto andiamo a fare il punto, come sempre, con un contributo video. Musica un po' acida per l'orario, però. Ci carica. Professore, abbiamo parlato del gomito del tennista, però in termini tecnici questo problema si chiama epicondilite. Intanto raccontiamo e diciamo di cosa si tratta. Eh sì, si chiama epicondilite proprio perché il dolore parte alla faccia laterale del gomito, dove c'è l'epicondilo, che è una protuberanza che abbiamo a livello del gomito, dove si inseriscono i tendini che ci permettono di estendere il polso, e quindi il dolore parte dal gomito e va verso il polso, fino addirittura a interessare le prime dita della mano. È un'infiammazione molto molto dolorosa, che si avverte appunto sia sotto sforzo ma anche a riposo quando diventa cronica. Ecco, e quali sono le cause che maggiormente possono scatenare questo problema? Un gesto ripetuto e dolente, quando non viene osservato un periodo adeguato di riposo, può assolutamente portare ad un'infiammazione cronica dalla quale poi è difficile uscire fuori. E ci sono, nel tennis in particolare, ci sono dei colpi, chiamiamoli così, che possono in maniera più grave scatenare questo. Facciamo la classifica di colpi più pericolosi. La top 10, magari la top 3. Assolutamente, senza dubbio al primo posto è sempre imputato il rovescio, come sempre viene detto, però non è tanto il tipo di colpo che viene da imputare, a cui imputare la problematica, ma soprattutto al modo in cui viene eseguito questo tipo di colpo. Deve essere eseguito sempre accompagnando col resto del corpo la racchetta. Il colpo non deve partire dal polso, perché in quel caso là si sovraccaricano troppo i muscoli dell'avambraccio. Oh, per dire, c'è anche la tipologia del colpo, no? C'è il colpo in back, il colpo slice. Per parlare del rovescio, qual è il più pericoloso? Il back, lo slice, il piatto? Sicuramente il top eseguito male è il colpo più responsabile di questo tipo di patologia, perché comunque sia, sì. Soprintendo, il back. Nelle tue doti da tennista. Le faccio una mimica. Aspetta che mi sposto, perché mi viene portato verso l'alto. Perché comunque sia il back assorbe molto di più le vibrazioni della racchetta, come ben sappiamo, tagliando la palla. Certo, ma professore, oltre... Non ho la racchetta, ma provavo. Oltre alle sollecitazioni specifiche dello sport, quindi di mano, avambraccio, ci sono anche delle cause fisiologiche che possono portare a questa patologia? Sì, come dicevamo prima, il dolore è dovuto soprattutto all'infiammazione dei tendini estensori che ci permettono di estendere il polso, per cui anche non soltanto sportivi che seguono appunto il tennis o altri sport a cui serve appunto l'estensione dell'avambraccio e del polso sono interessati, ma anche persone che lavorano per esempio col mouse, col computer, che fanno molto spesso il movimento del polso in estensione, oppure anche semplicemente persone che vanno molto spesso in motorino, sulla moto, che devono accelerare molto spesso con la mano e quindi hanno bisogno di utilizzare in estensione il polso. Questo tipo di movimento, a poco, ripetutamente, quando si sente dolore, crea... Questo è il top, diciamolo così. Crea dei danni cronici,
fino a produrre un tessuto infiammatorio che sfortunatamente quando nei casi più difficili deve essere asportato. Quindi ecco, prego. No, scusa Marco, ci sta dicendo che questa è una patologia che non colpisce soltanto i campioni, ma anche chi sia pratica questo sport a livello amatoriale, ma anche chi non fa sport, perché ci diceva dell'uso del mouse che può causare appunto questa infiammazione. Assolutamente, anzi bisogna soprattutto ricordare che non colpisce tanto i professionisti, perché i professionisti sono molto bene allenati, hanno un braccio molto equilibrato, la muscolatura permette di assorbire molto più facilmente le vibrazioni della racchetta. Invece quello che viene colpito maggiormente è lo sportivo della domenica, quello che appunto passa direttamente dalla scrivania, dal suo mouse, direttamente al campo da tennis. E quindi non ha un allenamento specifico. Assolutamente. Essendo io, potendomi, voglio dire, mettere nella categoria degli sportivi della domenica, io vado con lo scooter, uso il mouse e gioco a tennis. Però fino adesso non ho avuto alcun tipo di problema da questo punto di vista. Questo che vuol dire? Che ho scavallato il pericolo o mi può venire in qualsiasi momento e a qualsiasi età il gomito del tennista? Ma, o l'epicondilite? Certo, ma diciamo che la fascia d'età più colpita è quella dei 30-50 anni. Poi ci sono tanti fattori predisponenti. Innanzitutto bisogna vedere, per esempio, se lei per esempio ha fatto sport fin da quando era piccolo e quindi ha esercitato molto precocemente il suo avambraccio, ha fatto stretching, non ha fatto stretching, che è sempre fondamentale per prevenire questo tipo di patologia. Altre volte ci sono delle condizioni metaboliche predisponenti, come per esempio gli acidi urici, il diabete, che colpiscono maggiormente i tendini e quindi creano una sorta di debolezza locale che poi, su cui poi si instaura il gesto tecnico magari eseguito male e quindi il trauma, il microtrauma ripetuto. Ricordiamo sempre, noi da questo scranno ricordiamo sempre due cose fondamentali ai nostri amici telespettatori. Primo, quando si ha un infortunio, si viene operati, la terapia, la fisioterapia di recupero è fondamentale, perché fino a quando non si guarisce 100% l'operazione non serve a niente se non c'è fisioterapia. E poi lo stretching, prima e dopo lo sforzo fisico, è fondamentale, perché è vero che tutti noi tendiamo a sottovalutarlo, che si arriva al campo 5 minuti prima e si entra. Lo stretching è fondamentale, soprattutto quando si va un po' avanti negli anni, non si è più atleti e via dicendo. E questo lo dice per esperienza. Esattamente. Professore, abbiamo detto prima, ci diceva lei, che il dolore non si avverte soltanto sotto sforzo ma anche a riposo. Quali sono i sintomi che si avvertono in particolar modo da questa infiammazione? Ma quando il meccanismo traumatico ha instaurato un'infiammazione cronica, chiaramente in quel caso il dolore non si presenta soltanto sotto stress, sotto lo sforzo, sotto il gesto tecnico, ma anche a riposo. In quel caso là, quando dopo un adeguato periodo di riposo, quando dopo un adeguato periodo di fisioterapia o di tecniche mediche come per esempio analgesici, infiltrazioni che possano essere, il dolore non passa, bisogna comunque adeguatamente passare alle indagini diagnostiche. Ecco, perché quando non è il momento esatto in cui ci si deve rivolgere a uno specialista, soprattutto quali specialisti e quali esami bisogna fare? Quando il dolore non passa col fai da te, purtroppo bisogna rivolgersi a uno specialista che possa indicare la terapia corretta. E se anche dopo una terapia inizialmente corretta il dolore non passa, l'indagine diagnostica di primo approccio è senza dubbio una banalissima ecografia. Se anche l'ecografia non porta ad una diagnosi, bisogna approfondire, perché il gomito del tennista può anche nascondere al di sotto altre patologie del gomito dal punto di vista della cartilagine, dell'osso, che possono interessare appunto il paziente. Allora, uno dei casi più illustri di infortunio al gomito è quello di 2 anni fa di Justin Henin, che si ritirò nel corso degli Open d'Australia proprio per problemi legati al gomito e si è ha dovuto ricorrere all'intervento chirurgico, che per un campione è una cosa relativamente inconsueta. Assolutamente, innanzitutto purtroppo dopo un intervento chirurgico ad un'articolazione che viene iperstressata per un gesto atletico che viene ripetuto in continuazione è sempre molto difficile tornare allo stesso livello precedente all'intervento chirurgico. L'intervento chirurgico va preso in considerazione solo proprio come ultima istanza dopo aver eseguito un'adeguata riabilitazione, ci sono tante tecniche ormai riabilitative che servono per sfiammare i tendini, ma anche adesso abbiamo anche delle promettenti tecniche che appunto provengono dalla terapia biologica, cioè spesso
e noi abbiamo la possibilità di utilizzare la pappa piastrinica e quindi delle proteine che vengono prese da queste piastrine e poi iniettate all'interno del tendine, che permettono di sfiammare e di rigenerare il tessuto infiammato. Ormai sono tante le tecniche prima di arrivare all'intervento chirurgico. Se si può evitare è sempre meglio evitarlo. Una curiosità, professore, i materiali, le racchette, l'impugnatura, ce lo ha già detto, possono essere cause, possono interferire o addirittura accentuare queste patologie? Assolutamente sì, cominciando dall'impugnatura, un'impugnatura troppo grande o troppo stretta può essere appunto causa, perché? Perché i muscoli dell'avambraccio sono più tesi nel mantenere la posizione della racchetta. Quando la racchetta è troppo rigida, allo stesso tempo le vibrazioni vengono trasmesse maggiormente ai muscoli dell'avambraccio, e così anche le corde in budello chiaramente assorbono molto meglio le vibrazioni della racchetta. E ricordatevi sempre gli inserti antivibrazione quando non siete dei campioni, sono fondamentali proprio per evitare le tendiniti. E quello molti lo sottovalutano, invece quelle cosette, invece quelle cose lì sono fondamentali. Abbiamo scoperto in varie discipline quanto sia importante ammortizzare le vibrazioni. Quale altro sport mette a rischio da gomito del tennista? Beh, c'è anche, per esempio, si parla anche molto spesso del golf, e oltre al gomito del tennista c'è il gomito del golfista, che infiamma addirittura non la zona laterale ma la protuberanza opposta, la zona interna del gomito, ma anche gli schermitori, chi tiene appunto un attrezzo in mano come il baseball. E sono tanti gli sport che possono interessare questo tipo di patologia. Ecco qui le immagini di golfisti che possono poi avere il gomito del golfista. Grazie al professor Franceschi. Grazie a voi. Grazie di essere stato con noi.